Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del podcast di Arbory. Oggi parleremo del fenomeno migratorio verso l'Europa. Parleremo in particolare della rotta balcanica, di quella mediterranea, ma parleremo anche di come l'Unione Europea concretamente stia affrontando questa situazione. Per discutere di questi argomenti abbiamo oggi un ospite molto speciale che è il dottor Pietro Bartolo, europarlamentare e vicepresidente della Commissione per le libertà civili e la giustizia e gli affari interni. Buonasera onorevole. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. E grazie di essere qui. Grazie a voi. A parlare con noi oggi c'è anche Francesca Papais, Communication Specialist di una ONG che si batte per la tutela della salute delle popolazioni africane e team member e content creator di Arbory Road. Ciao Francesca. Ciao Giorgia. Bene, diciamo che possiamo anche iniziare la nostra intervista e onorevole, appunto, la prima domanda che ci piacerebbe sottoporle è che all'inizio di quest'anno, appunto, lei e altri suoi colleghi europarlamentari siete stati impegnati in una missione per verificare personalmente la drammatica situazione che c'è alla fine della rotta balcanica. Una zona appunto che, come è noto, è stata ed è tuttora oggetto di plurime denunce per i respingimenti arbitrari e per soprattutto le violenze atroci che vengono commesse sui migranti. Può quindi raccontarci per cortesia cosa ha visto e che situazione ha trovato in questi luoghi? A dire la verità, già sapevo della rotta balcanica perché insomma avevo letto più volte, ma anche insomma, mi chiamavano insomma alcune persone, alcuni testimoni di quello che succedeva, soprattutto essendo molto amico di Nello Scavo, che è il giornalista che scrive per Avvenire, perché abbiamo lavorato insieme anche sulla rotta del Mediterraneo già da tanto tempo, e quindi volevo capire, volevo andare. Purtroppo a causa della pandemia c'è stato sempre, si è rinviato sempre, poi insomma a un certo punto ho detto andiamo, insomma ho chiamato i miei colleghi, subito hanno aderito e quindi insieme con altri quattro europarlamentari, di cui Alessandra Moretti, anche per Francesco Maiorino e Brando Benifei, che è il nostro capodelegazione qua al Parlamento, e ancora c'era un altro, e lo devo dire perché è un altro nostro collega, che è Massimiliano Smeriglio, il quale non è venuto con noi in Croazia e in Bosnia, però lui è andato in Italia, a Trieste, perché sapete benissimo che la rotta balcanica, ecco, arriva fino in Italia, laddove purtroppo anche l'Italia commette ancora oggi dei gravi errori, cioè dire quello di rimandare indietro queste persone appena arrivano. Quindi questo under rivieni, che viene chiamato il gioco, the game viene chiamato, e queste persone partendo dalla Slovenia, quindi partendo dalla Bosnia-Erzegovina, quindi attraverso quelli che riescono ad attraversare la Croazia, attraverso quel piccolo tratto di quella frontiera maledetta, la chiamo maledetta, dopodiché si riescono a passare dopo torture, dopo tutto quello che devono sopportare, e arrivano in Slovenia, dopodiché arrivano in Italia, dove praticamente pensano di essere arrivati in un paese accogliente, in realtà dalla polizia certamente non vengono torturati, neanche picchiati, però vengono riportati indietro in Slovenia e di conseguenza in Croazia, dove vengono di nuovo picchiati e rimandati ancora una volta fuori dall'Europa. Ed è questo il gioco che si assiste tutti i giorni. Beh, abbiamo deciso di andare per verificare, d'altronde è una nostra prerogativa, un nostro diritto, un nostro dovere vigilare, sapere, capire. Volevamo verificare deviso quello che stava succedendo, perché vogliamo vedere. Siamo andati, abbiamo avuto una disavventura con la polizia croata, perché insomma loro hanno detto che non sapevano nulla, che era una missione fatta per screditare quel paese e per metterlo in cattiva luce. In realtà loro sapevano tutto, noi avevamo comunicato, ve lo dirà anche benissimo anche l'onorevole Moretti, avevamo comunicato all'ambasciatore croato in Italia e anche ai nostri ambasciatori sia in Croazia sia in Bosnia e Erzegovina di questa nostra missione, di questa nostra visita, tant'è vero che siamo stati accolti all'aeroporto di Zagabria e dalla polizia, quindi sapevano tutto. E quindi appena arrivati siamo andati a vedere
quello che è l'unico centro governativo, che è un hotel proprio al centro di Agabria, che è un hotel dismesso, insomma un vecchio hotel che è stato, diciamo, riadattato al centro d'accoglienza. E la prima cosa che abbiamo notato è il fatto che la polizia ha fatto entrare noi, solo noi deputati, mentre hanno lasciato fuori le persone che ci accompagnavano, che erano dei giornalisti, erano in tre, un videomaker, un fotografo, e nello scavo che io avevo invitato, ed è aderito subito a questo mio invito, perché lui è un conoscitore dei luoghi, dei posti, però non li hanno fatti entrare. Questo già deponeva, insomma, un po' che c'era poca trasparenza. In effetti era così, perché all'interno del centro, dove c'erano circa 360 persone, che avevano un po' di paura a parlare, quando siamo riusciti ad appartarci con qualcuno ci hanno raccontato delle storie veramente incredibili di torture, di violenze, di quello che era, che avevano subito e quello che avevano visto prima di arrivare a quel centro. Quindi dopodiché abbiamo lasciato quel centro e ci siamo avviati per andare verso la Bosnia Erzegovina, ma prima di entrare in Bosnia il nostro intendimento, e che loro sapevano, era quello di andare a vedere finalmente questa frontiera tanto, diciamo, discussa, dove si diceva che venivano fatte delle violenze, venivano fatte dei respingimenti nei confronti di queste persone. Questa frontiera si trovava all'interno di una foresta, la foresta di Boina, e quindi ci siamo avviati là con le macchine e là abbiamo trovato la polizia. Abbiamo lavorato la polizia, ma non solo trovato la polizia, ma addirittura c'erano dei droni che ci seguivano e ci controllavano a vista. Quindi abbiamo chiesto di alla polizia gentilmente di visitare quel piccolo tratto di frontiera che si trovava dietro un curvone. Ci hanno detto che non potevamo andare e ci hanno bloccato. Abbiamo insistito, c'è stata un'ora e mezza di trattative, chiamando gli ambasciatori e tutto quanto. Alla fine, devo dire la verità, io mi sono un pochettino stancato, ho superato un nastro che loro avevano messo là per dirci fermatevi qua, ma eravamo ancora all'interno del territorio europeo, e poi la polizia si è corsa avanti, si sono messi a fare una barriera spalla contro spalla, tutte una decina di poliziotti, ci hanno bloccato, ci hanno detto da qua non si passa, potete andare via. In malo modo. Una cosa gravissima, però questo ci ha fatto capire che evidentemente quelle risposte che noi volevamo, cioè dire che sapere se effettivamente era vero tutto quello che si diceva dei respingimenti, delle torture che venivano fatte, delle violenze su queste persone. Evidentemente volevano nascondere qualcosa, perché insomma potevano anche farci vedere, non volevamo né attraversare, né superare, né andare fuori. Abbiamo chiesto di essere scortateci voi, ma non vogliamo andare da nessuna parte. Questo non ce l'hanno permesso, quindi siamo andati, abbiamo desistito ovviamente, abbiamo capito tutto, e quindi poi abbiamo proseguito per la Bosnia Erzegovina, dove siamo stati accolti dal nostro ambasciatore, dall'autorità locale, dal sindaco di Biace, dal primo ministro o il premier di questa regione che si chiama Regione Una Sana, dove c'è, che sarebbe quella regione, che quel cuneo, quell'imbuto che porta verso la frontiera con l'Europa, con la Croazia. E quindi poi ci siamo avviati, abbiamo incontrato anche tutte le ONG, le associazioni locali, abbiamo parlato con le autorità, con tutte, e poi siamo andati a vedere, finalmente a visitare questo centro di Lipa, questo centro di accoglienza di Lipa, che non vi nascondo la mia ignoranza, pensavo fosse una cittadina, pensavo fosse un villaggio dove c'era un centro d'accoglienza. In realtà l'ho definito un non luogo, perché non è un luogo, non so che cos'è, ed è distante da tutte le abitazioni, distante da tutte le città, si trova a circa un'ora da Biace, in montagna, in mezzo alla neve. Fra l'altro quel giorno nevicava in modo copioso, e poi c'era una bufera proprio di neve, c'era molto freddo, ma molto freddo. E quando ci siamo arrampicati con la macchina su questa strada così impervia, ci siamo fermati più volte, e quando siamo arrivati su questo plateau, su questo altipiano in mezzo alle montagne, si è aperta davanti ai miei occhi una scena che io non pensavo di dover vedere, speravo di non vedere, perché io pensavo di aver visto tutto nella mia vita, 30 anni a Lampedusa, veramente ho visto di tutto, però non pensavo di vedere un lager, un centro di
campo di concentramento. Vi devo dire, mi sono sentito male, mi ha ricordato delle scene che avevo letto nei libri, che avevo visto nei film, dei lager, perché ho visto questo, sotto una bufera di neve, ho visto un campo con un recinto tutto metallico, con filo spinato, insormontabile, e dentro questo recinto c'erano delle capanne, delle tende, e poi una lunga fila di persone, ma lunga, saranno state un centinaio di persone, con una coperta addosso, sotto la neve, infreddolite, tremolanti, che camminavano proprio a passo da lumaca, molti di loro a piedi nudi, con le ciabatte infradite, che camminavano per entrare dentro una tenda dove gli davano un pezzo di pane e una scatoletta. E quindi potete immaginare, mi sono appartato perché mi vergognavo, devo dirvi la verità. Dai miei colleghi, ovviamente, ho vomitato e ho pianto. Ho pianto perché vedere nel 2021 ancora queste scene, ragazzini, erano tutti ragazzi, tutti giovani, la maggior parte minorenni, minori non accompagnati. Poi sono entrato, mi sono dato una sistemata, sono entrato, ho visto delle persone che si lavavano con la neve. Poi sono entrato in quelle tende, tende misere, tende senza riscaldamento, senza acqua, senza luce, senza niente, dove erano stipati per ogni tenda 40-50 persone. E sono entrato io in quelle tende per guardare, per capire, e vedere quegli sguardi di questi ragazzi che si affacciavano così, con gli occhi spalancati, quasi imploranti. Per dire, sono arrivati gli eurodeputati, adesso siamo salvi. E ho parlato con un ragazzino di 16 anni, pakistano, la maggior parte erano pakistani che venivano anche da quella parte, diciamo, del mondo, dalla guerra. E questo ragazzino mi ha detto: sai, dottore, io ho provato una trentina di volte a passare quella frontiera e per 30 volte mi hanno ricacciato indietro, mi hanno tolto tutto, i vestiti, le scarpe, mi hanno tolto il telefonino, l'unica cosa che avevo, e mi hanno picchiato. E poi si è abbassati i pantaloni e mi ha detto: guardi cosa mi hanno fatto, dottore. Avevo le ossa tutte rotte, piene di ferite, c'era una ferita putrida oltretutto. Mi ha detto: mi sa, mi hanno picchiato con il manganello ricoperto di filo spinato. Non gli bastava il manganello alla polizia croata che ci hanno fermato, ci hanno bloccato. E quindi e poi ho detto: ma perché tu? Perché hai tentato tutte queste volte? Perché dove devi andare? E lui mi ha detto: sa, dottore, io voglio andare dalla mia fidanzata che si trova a Parigi. Perché non posso andare? E questi erano i fortunati. Sapete, poi ho parlato con altri che mi hanno raccontato cose peggiori. Poi ho parlato con una signora che si occupa della rete cittadina, che si occupa, perché anche loro sono mal visti, perché questo campo di Lipa non è un campo governativo, è un campo che è gestito per fortuna dall'ONG, da quei volontari che veramente fanno cose straordinarie, perché anche per loro è difficoltoso arrivare, portare il cibo, portare le coperte, è difficilissimo sotto la neve, con quel freddo polare, devo dire, è tutto sulle loro spalle, devo dire grazie a quello che fanno queste persone straordinarie, senza riflettori, senza niente, in silenzio, e sono mal visti pure. E mi diceva quella signora: sa, dottore, ogni anno quando si sciolgono le nevi, che arriva la primavera, vengono fuori tanti cadaveri, persone che sono state, ecco, respinte a piedi nudi, che non ce l'hanno fatta. E neanche quella foresta, perché questi che vivono a Lipa sono i fortunati, quelli che hanno almeno una capanna, almeno un tozzo di pane, mentre nella foresta adiacente vivono le famiglie, i bambini, in case abbandonate, pezzi di mura, diroccate, abbandonate, senza niente. E sopravvivono solo perché ci sono delle persone che veramente sfidando anche quelli che sono, come dire, le proteste della popolazione locale, ma soprattutto della polizia, fanno questo per portare un po' di cibo, un po' di... E ho parlato anche con una di queste mamme,
mamma aveva due bambini, ci ha detto che è stata respinta più volte, sistematicamente provano a passare, provano a chiedere, a fare una domanda di asilo, che è un loro diritto sancito dagli accordi internazionali, sancito da Ginevra, ecco, sancito dalla Convenzione di Ginevra, sancito da quelli che sono tutti gli accordi. E invece noi anche questo gli permettono, vengono respinte, addirittura mi ha detto, sai, aveva due bambini piccoli, adesso in fasci con i pannolini, la polizia gli ha tolto anche i pannolini. Immaginate che cosa tremenda, orribile, disumana, immorale. Ha detto bene il presidente, il nostro premier Draghi, quando ha detto, a proposito del 25 aprile, ha detto che è immorale non scegliere. Beh, dobbiamo scegliere, dobbiamo fare questa scelta. E la scelta è quella di trattare queste persone, come esseri umani, non come numeri, non come persone da cacciare via, da trattare in questo modo, da creare dei campi di concentramento e gli scartati, ha detto il Papa, scartati, vengono allontanati anche dalle città, nessuno deve vedere niente, e questo è veramente immorale, e questa è la grande responsabilità, grande colpa, responsabilità ce l'abbiamo noi Europa, e quando parlo di Europa parlo un po' di tutto il sistema, sia degli stati membri, del Consiglio, sia della Commissione e anche del Parlamento, dove faccio parte anch'io, che non siamo riusciti a dare delle risposte che sono quelle che vuole l'umanità. C'è un'Europa più umana, un'Europa che deve rispettare i valori su cui è nata questa Europa, su cui si sono basati i padri fondatori, sulla solidarietà, sulla libera circolazione, sull'accoglienza, sulla fratellanza, sul rispetto dei diritti umani, sul rispetto dello Stato di diritto, quello che sta avvenendo meno. Ecco, abbiamo visto tutto questo in quella, tornando, abbiamo protestato, abbiamo scritto delle lettere, abbiamo scritto alla commissaria, alla Johansson, che è la commissaria per la migrazione, la quale si è recata immediatamente, dopo qualche giorno si è recata a verificare quello che abbiamo detto noi, è andata in Bosnia e Erzegovina, è andata al capo di Lipa e ha detto che era disumana quella situazione, era disumana. E allora quali sono i provvedimenti? I provvedimenti sono quelli che deve prendere Europa, evacuare immediatamente quei campi, evacuare, distribuirli su tutto il territorio europeo e non lasciarli ancora oggi là a soffrire. E grazie solo all'ONG che dopo circa un mese, grazie alla raccolta fondi che abbiamo fatto, quello che abbiamo cercato di fare, cercando di inviare dei soldi, sono riusciti a creare un capanno, una grande tenda dove adesso è lì quella tenda dove possono mangiare, dove possono ritrovarsi, dove possono fare un po' di vita sociale. Ecco, ma tutto questo non può essere a carico delle associazioni o dei volontari. Quello deve essere, come dire, ad aggiunta. Ma chi deve risolvere i problemi sono le istituzioni, sono l'Europa in modo particolare. E se io sono venuto qua, l'ho fatto per questo motivo, perché dopo 30 anni di occuparmi della rotta, quella mediterranea, dopo aver visto tutto quello che ho visto, dopo essermi inventato di tutto per raccontare quello che succedeva, motivo per cui sono andato anche lungo la rotta balcanica, dovevo raccontare, perché io sono stato là, ho visto, mi sentivo una responsabilità, ho visto tutto quello che succedeva nel Mediterraneo, a Lampedusa, quello che sta succedendo ancora oggi, ieri, l'altro ieri, una cosa vergognosa, disumana, e non potevo tenermi tutte queste cose per me, perché a volte io vi dico, ma forse sono un disgraziato, sfortunato, proprio a me doveva toccare, a volte dico, ma forse sono un privilegiato, perché ho avuto modo di curare queste persone, di accoglierle, di parlare, di ascoltare, e me ne sentivo una responsabilità. Ed ecco che mi sono inventato di tutto, come vi dicevo, sono diventato attore, sono diventato scrittore, sono diventato un pagliaccio, ho fatto anche il clown,
per strappargli un sorriso. E poi ho capito che tutto questo non serviva a nulla, no, ma non ha portato a niente. E allora mi sono interrogato quante volte durante tutti questi anni, mi sono interrogato, ho detto, ma io faccio tutto quello che è giusto fare? Faccio quello che è giusto fare? Ed ecco che ogni volta cerco di fare qualcosa per cercare di fare capire al mondo di cosa stiamo parlando, invece di ascoltare quei bugiardi, quelle persone che tutti i giorni in televisione, sedute in una poltrona riscaldata da quegli studi televisivi, parlano di immigrazione, parlano di rifugiati, di richiedenti asilo, di migranti, di clandestini, di tutto, migranti economici, migranti climatici, non sanno come chiamarli. Sono delle persone, sono dei bambini, sono delle persone, gli esseri umani. Ed ecco che mi sentivo questa responsabilità. E ho fatto un film, pensate, io, un medico di trincea, di quattro soldi, un medico là, che fa un film per raccontare al mondo. Quel film l'ho voluto fortemente io. Ho trovato una persona straordinaria, Gianfranco Rosi, e io l'ho pregato di fare quel film. Un film che ha vinto l'Orso d'Oro, lo sapete, a Berlino. E io ho fatto anche il red carpet, io, un medico di Lampedusa. E poi è stato candidato agli Oscar. E sono andato pure a Hollywood a fare anche lì il tappeto rosso. Ma che me ne fregava del tappeto rosso o dell'Orso d'Oro? Ma cosa me ne frega? A me mi interessava fare sapere al mondo quello che succedeva. E poi mi sono messo a scrivere libri. Ho scritto un primo libro, Le lacrime di sale, dove parlo di persone con un nome, con un cognome, con le loro storie, con le loro sofferenze, con i loro viaggi, con i loro sogni. Persone, Amuda, Noir, Quebratte, Omar, persone, bambini. E quanti ne ho visti morti bambini, sapete? Quanti? Mi dicono che ho due record. Uno è quello di essere il medico che ha fatto tante visite, più di 350.000 visite, immaginate, per un medico, per un'isoletta come quella. Certo, in 28 anni, attenzione, perché può sembrare chissà quale enormità. Per un medico sì, per una persona, o più per un'isoletta come Lampedusa. E poi un altro record di cui mi vergogno. Dovrebbero vergognarsi tanti altri come me. E come ha detto il Papa, è arrivato il momento della vergogna. Ha detto così. È arrivato il momento della vergogna. Io è da tempo che mi vergogno. Ogni naufragio, ogni persona arrivata in quelle condizioni, ogni morto che è arrivato, ogni bambino morto che è arrivato, mi sono vergognato, ho vomitato, ho pianto. Mi sono vergognato. E allora ho scritto quel libro dove parlo di queste persone. Poi ne ho scritto un altro. Ho detto, racconto anche una storia di una bambina e magari di qualcosa che finisce bene, perché poi sapete voi che ecco, ha trovato la mamma, ma lasciamo vedere, ma neanche quello. E poi la decisione di entrare in politica, e certo, perché è la politica che deve cambiare le cose, c'è poco da fare, puoi fare piangere, puoi fare commuovere, puoi scrivere libri, puoi fare film, non è cambiato nulla. Sapete quante volte mi sono interrogato anche, vedrai, quando mi trovavo davanti a un bambino morto a fare l'ispezione cadaveri con delle persone, e mi dicevo, dai, ho avuto momenti anche di sconforto, anche di ripensamenti, anche ho messo in dubbio tutto quello che facevo. E poi fare a me dicevo, vedrai Pietro, fatti coraggio, vedrai che cambierà. Ma che cambierà? Ecco perché sono entrato in politica, perché credo nella politica, nella vera politica, quella buona, la politica, quella che deve dare le risposte, quella che lavora con la mente ma anche col cuore. Perché la politica non è solo tornaconto o potere o soldi, assolutamente, è servizio. E per me è questo, e sto lavorando per questo, per cercare di cambiare le cose, di cambiarle, questo lo farò con tutte le mie forze, mi sto battendo per questo, anche per contrastare, per cambiare questo nuovo patto sulla migrazione, che credetemi è una grandissima delusione, ripercorre perfettamente quello che è il regolamento di Dublino, anzi peggiorato. Però dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di cambiare, arrivare a una soluzione, a un compromesso. Per questo che sono qua, lo farò con tutte le mie forze, lo dobbiamo fare insieme, tutti insieme dobbiamo farlo, ognuno deve fare la sua parte, nessuno si salva da solo. Il Papa ci ha detto tutto ci ha detto, nessuno, dobbiamo fare insieme. E siamo tanti, sapete, siamo tanti, più di quelli che la pensano diversamente, siamo disorganizzati. Ma ci riusciremo. È il momento in cui arriveranno le risposte. Io spero prima possibile. Io tornerò a Lampedusa a fare il medico, sapete? Perché quella è la mia missione, la mia professione. Grazie, dottore. Grazie.
questa fotografia, di questa realtà che molti di noi purtroppo non conoscono. E, non volevo interromperla, un bel po' di tempo fa ci ha raggiunto l'onorevole Moretti, e mi scuso infatti se non l'ho ancora presentata e salutata. Buonasera onorevole. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera. Ciao Pietro. Ciao, ciao, ciao. Spendo un paio di parole per presentarla, anche se non ce n'è bisogno. Abbiamo con noi appunto l'onorevole Alessandra Moretti, che è già stata nostra ospite con un podcast sull'uguaglianza di genere. Infatti l'onorevole Moretti è membro della Commissione Donne e Pari Opportunità. E a tal proposito, onorevole, abbiamo appunto, come ha avuto modo di sentire lei stessa, parlato con l'onorevole Bartolo sulla vostra esperienza in Croazia. Mi piacerebbe sapere se ha qualcosa da aggiungere in merito, e dopodiché, vista proprio la sua formazione e i suoi interessi e il suo impegno politico, ci piacerebbe molto sapere da lei come la condizione del migrante e in generale appunto il fenomeno migratorio impatta sulla questione di genere. Perché questo è un aspetto che molto spesso viene tralasciato e secondo me appunto merita di essere approfondito. Grazie. Grazie, grazie ad Arbury Road, grazie per queste opportunità che ci date. Io e Pietro ormai diciamo che dopo la fine di gennaio abbiamo fatto insieme decine e decine di incontri su questo tema, sul tema delle migrazioni, sul tema del diritto all'asilo. L'abbiamo fatto con tanti giovani che ci hanno chiesto appunto di riportare questa esperienza, l'esperienza vera, diciamo vissuta da un gruppo di deputati europei che hanno deciso di verificare appunto personalmente quali sono le condizioni di vita dei migranti, se esistono effettivamente ed esistono questi respingimenti illegali ad opera anche di paesi membri, vedi la Croazia, ma anche l'Italia al confine con Trieste, purtroppo si macchia della violazione di un diritto garantito a livello internazionale ed europeo, e poi anche volevamo capire effettivamente come vengono spese le risorse europee in queste zone. E come ha descritto bene Pietro, diciamo quello che ci siamo trovati di fronte è stata diciamo una situazione molto grave, direi vergognosa per l'Europa, che ha di fatto abbandonato queste persone, le ha abbandonate diciamo affidando la difesa dei confini ai paesi terzi, vedi la Bosnia ma non solo, e di fatto autorizzando, anche se non formalmente, i pushback illegali. E Pietro vi ha descritto, io non tornerò sopra questo tema, vi ha descritto la condizione di queste persone, cioè noi ci siamo trovati di fronte a Lipa a 1000 circa giovani che vivono in un campo detentivo, perché non è un campo di accoglienza, vivono in 40 persone dentro una tenda di circa 70 metri quadri, non areata, non riscaldata. Per 1000 ragazzi ci sono 10 bagni chimici e 15 docce. La situazione sanitaria, igienico-sanitaria, è precaria, e quindi quella condizione può accettarla l'Unione Europea del 2021? Possiamo girare sempre, continuare a girare la testa dall'altra parte? Perché di fatto questo avviene, questo succede. Ora, non c'è però solo la condizione dei migranti che vivono nei campi detentivi, c'è anche la condizione di quei migranti, che sono migliaia di persone, tra cui molti bambini, che vivono nella foresta, che vivono in condizioni ancora peggiori, perché appunto vivono dentro caseggiati abbandonati, fabbriche abbandonate, senza riscaldamento, e che sopravvivono ad un inverno gelido come quello bosniaco solo grazie all'aiuto, non solo delle organizzazioni umanitarie, che vengono criminalizzate quotidianamente per l'attività di solidarietà che fanno in quei posti e che sono abbandonate anche dalla politica, diciamocelo chiaramente, per la maggior parte dei casi, ma che vengono salvate queste vite anche grazie a tanti volontari che da Trieste partono con le risorse che gli italiani in questo caso donano e comprano nella cittadina di Biac la legna, i vestiti, il cibo che viene dato a queste famiglie.
Tra questi ci sono minori non accompagnati, cioè bambini che hanno perso i genitori, magari li hanno persi durante questo viaggio, oppure delle persone che sono rimaste su una sedia a rotelle, che sono rimaste invalide a causa delle botte che hanno preso. Noi abbiamo portato oggi in discussione, e io e Pietro e con i colleghi ci occuperemo di una vicenda di un iraniano, di Amir Labbaf, un iraniano che difendeva i diritti nel suo paese, che è stato appunto cacciato, che ha dovuto scappare, che ha tentato di raggiungere l'Europa, che è stato respinto brutalmente, malmenato, ha avuto un incidente, è rimasto a causa di questo incidente lungo appunto questo percorso invalido, nonostante l'invalidità è stato picchiato, ha iniziato uno sciopero della fame, e noi adesso vorremmo che questo Amir fosse il simbolo di una nuova politica europea, una politica europea per esempio che avvia subito dei corridoi umanitari per portare in salvo questi bambini. Guardate, sono 120. Pensate che numero esiguo, stiamo parlando di decine di bambini a paese europeo. Sono 11.000 le persone che vivono lungo la rotta balcanica, ma quantomeno corridoi umanitari immediati per le persone come Amir Labbaf. Tra l'altro ci sono tante organizzazioni umanitarie che sono disposte ad accogliere queste persone, e allora anche il nostro governo, anche la ministra Lamorgese deve assumersi questa responsabilità. Ma concludo dicendovi questo. Allora, guardate, noi non possiamo continuare a far sì che l'Europa agisca in maniera estemporanea. Dobbiamo cambiare radicalmente la politica sull'immigrazione e sull'accoglienza, affermando in maniera determinata che va cambiato il patto di Dublino, cui ovviamente la Lega insieme ai paesi di Visegrad si è sempre opposta, e affermare il principio di una corresponsabilità nell'accoglienza di tutti i 27 paesi, e che su questo non ci possono essere veti. È fondamentale che ogni paese si assuma un pezzo di responsabilità sull'accoglienza, e secondo me dovrebbe esserci un sistema di ricollocamento obbligatorio. È molto difficile, mi rendo conto, che è molto difficile impostare questa discussione sull'obbligatorietà dell'accoglienza, ma dobbiamo provarci, primo. Quindi un sistema legale di accesso, perché oggi non ci sono sistemi legali di accesso, invece dobbiamo costruirli, realizzarli, un sistema di ricollocamento tra tutti i paesi europei, l'aiuto sostanziale alle comunità di confine, che si trovano per prime ad accogliere, su cui grava tutta la responsabilità. L'Europa deve stare vicino a queste comunità e deve anche stare vicino loro con delle opere di compensazione, con delle infrastrutture, facendo capire loro che la migrazione può essere un fattore di sviluppo, anche economico, oltre che sociale. E poi evidentemente vanno realizzati corridoi umanitari per quelle persone che invece hanno più bisogno, un bisogno immediato. Allora, io credo che questo va fatto attraverso il lavoro che sta facendo Pietro nel modificare il nuovo patto per l'immigrazione, che non ci va bene così come la Commissione l'ha costruito, perché si basa ancora troppo su una politica di difesa dei confini, sull'esternalizzazione della difesa dei confini e quindi sui respingimenti. Quindi da questo punto di vista io penso anche, e con Pietro ne abbiamo discusso, dobbiamo creare una protezione civile europea che articoli la sua azione anche nel mare Mediterraneo, che è diventato un cimitero di vittime innocenti. Quindi noi abbiamo una situazione che vede la situazione della rotta balcanica, che vede la situazione in Grecia, dove bambini hanno tentato il suicidio per la condizione disumana in cui sono costretti a vivere. Abbiamo la condizione della Spagna, abbiamo la condizione della Turchia, abbiamo la condizione della Libia, dove ci sono campi di concentramento. Allora come facciamo ad accettare che qualche politico italiano dica respingiamoli in mare, riportiamoli a casa loro, il blocco navale o la chiusura delle frontiere, quando sappiamo che noi riportandoli indietro li condanniamo alla morte o alle torture dei campi di concentramento libici? Quindi come PD, io parlo per il mio partito, ma penso come l'Europa, come socialisti, noi dobbiamo imporre questo tema nell'agenda politica dei socialisti,
perché non possiamo continuare ad usare la parola umanità solo nel linguaggio, ma non nelle azioni politiche. E se non sono i socialisti a farsi carico e a portare la voce di questi dimenticati, di questi scarti, come li ha definiti il Papa, chi se non noi? E in questo abbiamo anche una grande responsabilità. Con Pietro ne abbiamo discusso. Noi per anni abbiamo avuto paura di affrontare il tema dello Ius Soli in Italia, che è riconoscere che un bambino nato in Italia da genitori stranieri è un cittadino italiano. Quindi il tema dello Ius Soli, il tema appunto dei diritti civili di queste persone, deve essere riconosciuto velocemente, perché se noi non riconosciamo a questi bambini la cittadinanza, facciamo crescere in loro un sentimento, diciamo, di rifiuto. Si sentono rifiutati dal paese in cui sono nati. E quindi questo può provocare nel tempo sentimenti di odio e di negativi nei confronti del paese di accoglienza. Cioè il grande tema, voglio dire, degli attentati nei confronti dei paesi occidentali avvenuti anche in Europa, che cosa ci insegna? Che questi sono ragazzi nati e cresciuti in Europa. Ma perché allora hanno alimentato dentro di sé questo odio nei confronti della società? Perché non si sono mai sentiti accettati, perché le politiche sull'accoglienza sono insufficienti, perché le donne devono le musulmane, islamiche, devono essere inserite nel lavoro, devono guadagnare, ci deve essere un'emancipazione sociale e culturale, bisogna accogliere anche la loro cultura, anche le loro tradizioni, ma certamente pretendendo anche, no, la conoscenza della lingua, l'inserimento nel mondo del lavoro, la scuola. Insomma, dobbiamo cambiare radicalmente e ci vogliono risorse da mettere in piedi per l'accoglienza, e quindi un'accoglienza diffusa tra tutti i 27 paesi. Chiudo sul tema femminile. Le donne sono le vittime più grandi delle migrazioni. Noi adesso in Europa, me ne sto occupando personalmente, noi vogliamo inserire anche il concetto di migrante climatico. Pietro ha ragione quando dice sono tutte persone. Certo, dobbiamo però dire chiaramente che il cambiamento climatico ricade pesantemente sulle donne, le quali sono vittime spesso anche di tratta, di violenze. Queste ragazze che arrivano, no, dai paesi più poveri, colpiti da carestie, da guerre, sono disposte a tutto, vengono appunto trattate con violenza, vengono molestate, vengono ridotte in schiavitù. Questo è un altro tema che va affrontato in Europa e va riconosciuto come problema sociale. Quindi io credo che davvero il lavoro che noi stiamo facendo, devo dire che i giovani manifestano una grande attenzione, una grande sensibilità a questi temi. Io spero che i socialisti riescano a imporre una nuova linea, e spero non per perdere Pietro. Io Pietro lo terrei qua con me per un sacco di tempo, sto imparando tante cose, ci vogliamo molto bene, è una stima enorme, ma vorrei che lui potesse tornare a fare il medico, perché vuol dire che abbiamo risolto il problema, no? Ma in realtà sappiamo entrambi che sarà una sfida molto molto difficile, e siamo però anche molto molto determinati a portarla avanti. Grazie. Brava. Grazie per il vostro impegno. Onorevole Bartolo, lei appunto, come abbiamo detto finora, insomma, come esce anche dalla sua narrazione, è proprio nel cuore di tutti noi il medico di Lampedusa, e quindi è una persona che conosce molto bene quella che è la condizione di queste persone che sono costrette a vivere una vita in fuga. Come può definire, secondo lei, la condizione del migrante oggi in un mondo globalizzato come il nostro? E poi mi domandavo anche se c'è una differenza, ad esempio, rispetto alla condizione, all'esperienza delle persone che lei ha conosciuto nella sua isola, a Lampedusa, rispetto alle persone che ha incontrato a Lipa, o se si può parlare di una condizione di universalità. Beh, insomma, Io credo che certamente ho visto una differenza, nel senso chi arriva a Lampedusa certamente viene dai campi di concentramento, che sono simili a quelli che ho visto
che ho visto a Lipa, ma a Lipa certamente non vengono torturati, vivono una situazione veramente di grande disagio, di sofferenze, di privazioni, ma quello che succede in Libia, credetemi, è qualcosa di inaudito, soprattutto come diceva anche Alessandra Moretti, chi deve pagare il prezzo più di tutti sono le donne. Le donne, voi sapete che in Libia non vengono considerati esseri umani, i neri non vengono considerati esseri umani, e in modo particolare le donne sono degli esseri inferiori sulle quali si può fare di tutto, e sono quelle che voi per il sesso, voi perché non vengono considerati esseri umani, e quindi subiscono veramente tutte, violentate. Io devo dire, ho avuto un'esperienza incredibile rispetto a 30 anni. Io penso che la sofferenza di queste persone sia uguale, perché sono persone che scappano dalle guerre, dalla miseria, dalla fame, e come diceva Alessandra, anche dalle quelle che sono i cambiamenti climatici. Ma i cambiamenti climatici ti portano poi a scappare, perché poi non hanno più nulla, non hanno più niente. Ed ecco che la situazione di immigrazione penso che sia un po' uguale per tutti. Ci sono certe rotte che sono molto più pericolose. Vedi, per esempio, la rotta di Lampedusa, ne muoiono tantissime. Se voi pensate che nel nostro mare, nel mio mare, perché dico che è mio mare, perché quel mare mi appartiene, quel mare mi ha dato tutto, quel mare io lo amo, quel mare è straordinario. Io sono diventato medico grazie a quel mare. E pensare che quel mare è diventato un cimitero dove sono morte più di 50.000 persone, per noi è una cosa gravissima che non accettiamo. Io non accetto. Io voglio che quel mare torni a essere un mare di vita, un mare di sostentamento. Ecco, quel mare straordinario, però immaginate quel mare straordinario, bellissimo, non so chi l'ha visto di voi, è un mare crudele, sapete? Il mare non perdona. Il mare a me stava portando via anche la mia vita, sapete, io sono stato un naufrago, perché prima di fare il medico facevo il pescatore, ero imbarcato, e ho avuto questa esperienza di essere un naufrago, e quindi so bene cosa significa essere un naufrago. Io sono stato fortunato, mi hanno ripescato dopo ore e ore a stare in mezzo al Mediterraneo. Molti di loro invece non ce l'hanno fatta, sono morte là. Fino all'altro ieri sono morte 130 persone. Con grande responsabilità ci siamo macchiati di questa grandissima colpa, perché sapevamo tutto quello che stava succedendo. Queste persone avevano chiesto aiuto, 48 ore a chiedere aiuto, e nessuno è andato a salvarli, nessuno. Ed è questo, è inaccettabile, è veramente immorale. E grande responsabilità ce l'ha l'Italia, ce l'ha Malta, ce l'ha la Libia, ce l'ha l'Europa. Attimo, scusate se interrompo, io temo che l'onorevole Moretti debba andare, quindi ci tenevamo a salutarla e ringraziarla per essere intervenuta. Grazie Giorgia, grazie davvero a tutti, grazie a Pietro. Spero che ci siano altre occasioni. Adesso mi butto nel tema dei servizi per l'infanzia, legato sempre ovviamente alle donne, ma ci tengo davvero a che questa bella iniziativa abbia un grande successo, e sono a disposizione per tutte le altre che vorrete organizzare. Grazie, arrivederci. Però, ecco, voglio dirvi che queste occasioni, questi incontri sono molto importanti, perché ognuno di noi deve fare la sua parte. Dobbiamo fare una grande rete che deve tenere alta l'attenzione, e quindi fare in modo, fra l'altro, voi sapete, proprio ieri è iniziata questa conferenza sul futuro dell'Europa, che è molto importante, e quindi dobbiamo decidere dove siamo riusciti noi come Parlamento, ma siamo con una decisione unanime, perché facciano parte di questa conferenza anche la società civile, quindi le università, quindi le associazioni, voi tutti, i giovani, ecco, perché dobbiamo stabilire verso dove deve andare l'Europa, e l'Europa deve andare verso quella Europa più umana, più sensibile, un'Europa che metta al centro la persona, l'essere umano. Ed è questo quello a cui dobbiamo lavorare, su questo dobbiamo, ecco, essere sicuramente insieme, lavorare insieme per dare quelle risposte che l'umanità vuole, per dare quelle risposte che si devono basare su quei valori, su quei principi che sono incontrovertibili, che sono universali, e quindi l'accoglienza, la fratellanza, l'amore. Qualcuno si parla di questo e questo si vergogna. Ma perché? Il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto alla vita, questi sono i valori che ci appartengono,
E questa è la strada che dobbiamo intraprendere, che sono quei valori che danno un senso alla nostra vita, tutto il resto è aria fritta. Ecco, allora ecco che insieme dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo, e lo possiamo fare, ne sono certo, ne sono convinto. E quindi anche essere vicino alle ONG, a tutte quelle ONG che sono criminalizzate, come diceva Alessandra, che nel Mediterraneo ormai li hanno allontanati tutti, e succede poi quello che succede. Noi abbiamo chiesto con forza ultimamente, anche all'inizio della mia legislatura qua al Parlamento, di istituire una missione di soccorso, di ricerca e soccorso in mare, che purtroppo non è andata a buon fine per solo due voti, immaginate 298 contro 300, con mio grande dispiacere, devo dire. E quindi adesso stiamo ritentando, perché non è possibile che tutto questo sia, diciamo, debba farlo le ONG, fra l'altro oltretutto criminalizzate. Ecco, ma io ringrazio queste ONG che sono andate a colmare un vuoto enorme, una voragine che ha lasciato l'Europa, e quindi è ora che l'Europa si sveglia e che esca fuori da questo torpore, da questo, come dire, letargo in cui si trova. Non lo so se è un letargo voluto, io credo che è proprio quello, si gira dall'altra parte, più di girarsi dall'altra parte addirittura vuole ignorare questo problema e vuole esternalizzare il problema. Lo abbiamo visto anche con questo patto sulla migrazione nuovo, ecco, che non fa altro che ricalcare quello che è il vecchio Dublino, che è stato un fallimento, addirittura più complicato, addirittura più penalizzante per i paesi di primo ingresso, che viva Dio sono i paesi che sono là, sono, diciamo, la Grecia, l'Italia, la Spagna, Cipro, Malta, questi sono i paesi, ma non possiamo assolutamente, ecco, caricare sulle spalle di questi paesi tutto il fenomeno della migrazione, anche perché chi arriva in questi posti, chi arriva a Lesbo, chi arriva a Lampedusa, chi arriva alle Canarie, arriva in Europa. E allora il problema è europeo, e l'Europa deve dare le risposte. Ecco che si deve cambiare, si deve riformare quel regolamento di Dublino, che è stato già presentato e approvato a larga maggioranza nella legislatura passata, quella riforma del regolamento di Dublino che prevedeva un ricollocamento obbligatorio e automatico su tutti gli Stati membri. Perché è un problema, come la pandemia, un problema che interessa tutta l'Europa. Allora l'Europa, come ha dato le risposte per la pandemia, mettendo a disposizione tutti quegli strumenti che noi sappiamo, quindi i recovery fund e poi altri diciamo, strumenti, ecco, deve capire che anche il fenomeno della migrazione è un fenomeno, e lo chiamo fenomeno, non problema, perché qualcuno l'ha fatto diventare un problema, perché non è un problema, è una risorsa, è una ricchezza, è un'opportunità. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Il fenomeno della migrazione non è un fatto emergenziale, è un fatto strutturale. Per ora si stanno muovendo più di 80 milioni nel mondo dovute a quelle condizioni di disagio che hanno, e quindi non possono fare altrimenti. Sono costretti a lasciare le proprie terre, i propri affetti, le proprie famiglie, per cercare una vita migliore. E noi glielo dobbiamo permettere, perché se queste persone sono costrette a lasciare le proprie terre, forse, non senza forse, forse la responsabilità è la nostra, del mondo civilizzato, il mondo che ha scambiato quel continente, l'Africa, come un supermercato, un ipermercato dove prendere tutto a gratis, senza restituire nulla. E allora abbiamo il dovere e la responsabilità di restituirgli almeno una minima parte di tutto quello che gli abbiamo tolto. Ecco, quella minima parte è dargli la possibilità di vivere una vita dignitosa. Questo glielo dobbiamo. Ecco, e per fare questo dobbiamo essere tutti insieme, perché come ha detto il Papa ancora, nessuno si salva da solo. E ognuno deve fare la sua parte, anche piccola, ma insieme sicuramente diventeremo uno tsunami, e io spero che tutto questo possa diventare, questo senso della solidarietà, dell'accoglienza, possa essere virale, più forte della pandemia, più forte del coronavirus, che possa infettare tutto il mondo. Ecco, solo così possiamo uscire da questa grave situazione di disumanità. Bisogna essere, ecco, scusate il bisticcio di parole, bisogna essere esseri umani, però più umani. Proprio vero, dottore, ha usato due parole che secondo me sono fondamentali, che sono umanità e dignità. Dovrebbero essere impiegate concretamente, maggiormente in questa situazione, nel fenomeno migratorio, perché appunto parliamo di persone.
non parliamo di oggetti, non parliamo di... Voglio raccontare una cosa, perché per dirvi, non so, vi ricordate voi il 3 ottobre del 2013, è successa una grande strage, la strage di Lampedusa. Sono morte 368 persone, donne, uomini, bambini. E quando dovevo aprire quei sacchi odiosi, quelli con la cerniera, che io ho paura, vi devo dire la verità, aprirle, anche se sono un medico, mi hanno detto, sa, dottore, ci sono tanti bambini dentro quei sacchi. E c'erano veramente tanti bambini. E la cosa che mi ha colpito, questo la racconto sempre, la dico sempre, perché è la verità, per dirvi che sono persone, che sono bambini, i nostri bambini, quei bambini erano vestiti a festa, avevano le treccine composte, i vestitini tutti colorati, le scarpette, perché la mamma le avevano preparate, perché erano arrivate, sapete, mancavano 300 metri, e allora le mamme le avevano preparate per dire stiamo arrivando in Europa, quell'Europa dove c'è tanta gente buona. Allora le avevano preparate per dire, vedete, i vostri bambini sono come i vostri bambini, sono vestiti bene, vedete che sono belli, sono i nostri bambini, e invece non ce l'hanno fatta, e sono morti. E perché? Perché tutto questo? Noi non possiamo accettare questo, assolutamente. Non possiamo macchiarci di questa gravissima colpa, sai perché? Perché quando tutto questo sarà finito, fra 10 anni, 15 anni, io spero presto, quando le nuove generazioni, mia nipote, i miei figli, voi, vi direte, ma dove? Ma dove eravate voi? Ma cosa avete fatto voi? Perché avete permesso tutto questo? Cosa gli dobbiamo rispondere? Cosa dovevo rispondere io? Che sono stato l'incapace? Cosa dobbiamo rispondere? Non lo sapevamo, lo sappiamo. Sappiamo tutto quello che succede, sappiamo quante persone stanno morendo, e forse in questo momento, sapete, proprio in questo momento, noi stiamo parlando, magari in questo momento stanno morendo dei bambini, delle donne, degli uomini, là, sotto i nostri occhi, in quel mare crudele, ma più crudele, credetemi, è quelli che si girano dall'altra parte, quelli che fanno finta di niente, quel mare di indifferenza, quella è la vera crudeltà. Perché il mare deve diventare buono, non crudele. E questo lo possiamo fare semplicemente se a queste persone non gli permettiamo più di mettere un dito in quel mare. Devono arrivare attraverso i corridoi umanitari, devono arrivare attraverso i canali regolari, perché possiamo mettere tutte le navi di questo mondo. Io ricordo quando c'era Mare Nostrum, una grande azione di grandi civiltà che ha fatto l'Italia, tutte le navi là a salvare, eppure morivano lo stesso. E allora evidentemente non è la strada giusta. Certo, in questo momento bisogna salvarli, bisogna istituire una missione di salvataggio in mare, ma dobbiamo fare in modo che le ONG che sono là se ne devono andare, come dice qualcuno. Di Pietro Bartolo se ne devono andare, quei volontari se ne devono andare, perché quelle persone non devono arrivare in questo modo, devono arrivare in sicurezza e non attraverso il mare. Devono arrivare in sicurezza e noi dobbiamo accoglierle. Abbiamo questo dovere, abbiamo questa responsabilità e lo dobbiamo fare. Assolutamente, dottore, e grazie ancora per essere intervenuto a questo nostro podcast e grazie per averci dedicato il suo tempo. E se ha qualcos'altro da aggiungere in chiusura? Non aggiungo niente, io chiedo semplicemente a voi di fare in modo che tutto quello che abbiamo detto magari possa essere divulgato quanto più possibile, perché è importante questo. Questa è una delle cose importantissime, fare una contronarrazione, una narrazione diversa rispetto a quella che è stata fatta. Perché grazie a questa narrazione mendace, piena di menzogne, piena di bugie, quasi da criminale, non ha fatto altro che seminare odio, rancore fra la povera gente. Quindi creare quella lotta fra i poveri, fra gli ultimi, fra gli scartati. E questa è una grave responsabilità che hanno tutte quelle persone che hanno cercato di raccontare il fenomeno della migrazione buttando fango su queste persone.
E quindi ecco che noi abbiamo il dovere di fare una contronarrazione. Ecco perché vi dico grazie per quello che fate, grazie per tutto quello che farete. Grazie. Grazie a lei, dottore. Grazie ancora per aver partecipato. E la salutiamo calorosamente e speriamo di incontrarci di persona prima o poi, grazie, in tempi migliori. E ovviamente cercheremo di divulgare al massimo ovviamente tutte le parole che sono state dette oggi, che siamo sicure non rimarranno soltanto parole. E ci auguriamo veramente che tutte le azioni e i progetti e gli obiettivi che vi siete prefissati colgano nel segno e finalmente trovino concretizzazione. La ringrazio e saluto tutti quanti, saluti da Weirod, e ovviamente questo podcast verrà divulgato sui nostri canali social, e non dimenticate di sottoscrivere la nostra newsletter. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie dottore, arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie.